non solo chi magari viene schierato, ma anche chi subentra. Comunque siamo una squadra importante. E non è tanto chi gioca, ma tutti stanno dimostrando di poter dare il loro apporto a questa squadra. Il gruppo prima di tutto, c'è questo alle radici dei 10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite giocate nel gruppo H di Serie D dal Nardò. Lo attesta Alessandro Scialpi, faro granata in mezzo al campo. È cresciuto lui, è cresciuta tutta la squadra intorno al suo centrocampista centrale. Io mi sento bene, sono contento, sono contento soprattutto per i 3 punti. Non credo sia stata solo la mia prestazione, ma ti ripeto, è il frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo fatto tutti una grandissima partita, sia gli 11 titolari, sia chi sono entrato. Stiamo crescendo e siamo contenti. Vittorie di giustezza su Puteolana e Fasano, 2 gol al Casarano, pari con l'Aversa, la Costante e la porta inviolata da 4 turni a questa parte, dopo aver incassato 8 reti nelle prime 3 uscite contro Sorrento, Picerno e Brindisi. A voler essere severi, a questo Nardò manca solo maggiore concretezza sotto porta e i gol dei centrocampisti, quelli sin qui negati a Scialpi da portieri avversari e Legni. Speriamo presto, che comunque quando arrivi che porti 3 punti, quella è la cosa importante. Affidato a un esordiente in panchina come Ciro Danucci, il Nardò è una delle sorprese di questo gruppo H. All'orizzonte c'è la doppia sfida casalinga contro Gravina e Taranto, 2 derby in 3 giorni. Arrivano 2 partite complicate in 3 giorni, bisogna lavorare, recuperare bene, fare vita sana per cercare di fare quanti più punti possibili prima della sosta. Da 10 anni nel calcio dei senior, a 28 anni, Scialpi, passato per la Bia Varese e ripartito anche dall'eccellenza con Barletta e Molfetta, non ha dubbi sugli ulteriori margini di crescita del gruppo. L'essenziale, assicura, è guardare al calendario partita dopo partita. Questa squadra non deve porsi obiettivi, questa squadra deve lavorare, e pensare di domenica in domenica e cercare di far più punti possibile. Poi a fine stagione tireremo le somme.